Ciao, oggi andiamo a realizzare il Berta Cardigan da questo libro qui che è il Make It Simple, l'abbiamo sfogliato insieme in un video precedente. Questo è il modello, ma io lo andrò a realizzare in quest'altra versione che ha le tasche e questi polsini dove si infila il pollice. Questo è lo schema colore che andrò a seguire. Nel video precedente abbiamo tagliato insieme la stoffa, quindi vi ho mostrato insomma come posizionare poi i pezzi per andarli a ritagliare. Questa è la stoffa che ho scelto di utilizzare io, è una felpa, e, appunto è felpatina per cui è un po' caldina, e l'elasticità del tessuto è dato semplicemente dalla trama, per cui non c'è dell'elastano all'interno ed è appunto un pochettino pesante. I colori li abbiamo scelti insieme, io ho scelto il lilla, voi avete scelto il rosa. Questi qui sono i fili abbinati che andrò ad utilizzare, sono tutti e due Gutermann, e questi qua sono i pezzi, per cui due pezzi davanti, un pezzo dietro, due maniche, due polsini, e vi mostro che per ogni pezzo poi io ho segnato le tacche, e questi qua sono i due pezzi per il collo, questa è la fascia che andrà in vita e quattro pezzi per le tasche. Allora, per prima cosa vado a posizionare al dritto contro dritto le maniche con la parte dietro del cardigan, e vado ad appuntare gli spilli e farò una cucitura dritta per unire i pezzi insieme. Il libro dice di fare una cucitura zig zag bassa, in realtà in questo caso io ho usato un punto dritto semplicemente un po' più largo e l'ho impostato a 3. E tutte le cuciture le ho fatte a 1,5 cm di distanza dal bordo, perché i margini di cucitura poi nei pezzi erano già inclusi ed erano di 1,5 cm. Qui vi ho mostrato che ho utilizzato praticamente due fili diversi in modo tale da fare a match con i due strati insomma di stoffa, e appunto i margini di cucitura sono a 1,5 cm, per me è un po' tanto, mi faceva abbastanza spessore, quindi ho rifinito un pochettino i margini e poi ho passato con la taglia cuci i bordi. Se non avete la taglia cuci potete usare un punto a zig zag della macchina da cucire. Poi ho preso le tasche, le ho messe al dritto contro dritto, ho fatto una cucitura qui sulla parte superiore, poi le ho rigirate al dritto in questo modo, sono andata a tagliare quell'angolino lì che spuntava fuori. E poi le ho posizionate, quindi sia una che l'altra, sui pezzi davanti del cardigan. Poi le ho appuntate direttamente appunto su questi pezzi qui, e per fermarle vado a fare una cucitura, anche in questo caso una cucitura dritta, e su tre bordi, sui tre lati, insomma, qui, qui e qui, a 1 cm dal bordo in questo caso, e poi farò una cucitura anche qui e anche qui, sotto di 10 cm, mentre sopra è di 6. In questo modo le tasche rimangono sia aperte, ma non si aprono da sole, diciamo. E qui vi mostro che anche in questo caso ho usato il filo lilla dal lato lilla e il filo rosa dove c'era la stoffa rosa. Non so, mi piaceva questa combinazione insomma di colore. E poi posiziono questi pezzi al dritto contro dritto sull'altro lato della manica, quindi sia da un lato che dall'altro, e anche in questo caso prima cucitura dritta, poi rifinisco e taglia cuci. Poi cosa faccio? Vado a piegare in questo modo, sempre al dritto contro dritto, la manica, e faccio praticamente combaciare queste due cuciture che abbiamo appena fatto. Le cuciture le spingo verso i lati rosa, i margini di cucitura, scusate, e poi faccio combaciare le tacche della manica e l'estremo, quindi il polsino, e poi appunto gli spilli nelle parti centrali. La stessa cosa sui laterali del cardigan, faccio prima combaciare la tacca e poi appunto gli spilli in mezzo e poi insomma sul fondo. In questo modo poi andrò a fare anche in questo caso una cucitura dritta che sarà subito sopra la cucitura che abbiamo fatto per unire invece le tasche sulla parte davanti. Poi ho preso la fascia, la piego in questo modo al rovescio contro rovescio e la appunto insieme semplicemente per fermarla. Anche in questo caso ho fatto combaciare prima le tacche, poi giro sulla schiena insomma il cardigan, perché la stoffa deve essere al dritto contro dritto, faccio combaciare le cuciture laterali con le tacche presenti sulla fascia
e poi procedo applicando praticamente tutti gli spilli, anche in questo caso prima sugli estremi e poi sulle parti centrali. Anche qui farò una cucitura dritta, poi rifinirò e ripasserò appunto con la tagliacuci sul bordo. Poi vado a prendere le due parti del collo, qui sulla, su questa parte a V, le appunto insieme e andrò a fare una cucitura dritta per unirle. Poi, una volta fatta la cucitura, vado anche qui a togliere praticamente gli angolini che si vanno a spuntare fuori una volta poi piegata al dritto. Però dovrò anche cucire il fondo prima e quindi vado a piegare in questo modo al dritto contro dritto le parti sul fondo appunto del collo. Faccio la cucitura dritta, poi le rigiro in questo modo appunto al dritto e anche qui faccio prima combaciare le tacche insieme, comunque vado ad applicare il collo intorno all'apertura del cardigan. Ovviamente anche qui appunterò lungo appunto tutta l'apertura, poi farò la mia cucitura dritta e rifinirò e anche qui con la tagliacuci. Dopo aver fatto la mia cucitura, vado a spingere i margini di cucitura verso i lati e farò delle cuciture per fermare appunto i margini in modo che sia bene aperto insomma il cardigan. Facciamo i polsini, piego in questo modo, quindi sul lato lungo i pezzi dei polsini, appunto gli spilli dove si trovano le tacche perché mi serviranno da guida per fare poi le cuciture. Praticamente dovrò fare tre cuciture, una qui, una su questa parte centrale e una qui sotto. Queste due parti resteranno aperte, quindi infatti qua restano aperte, poi piegherò in questo modo il polsino, quindi uno dei due margini in cucitura lo sposto verso l'interno e mi assicuro di praticamente avere solo un margine in cucitura piegato a metà, quindi se vedete uno l'ho spinto verso l'interno e quindi farò una cucitura dritta da tacca a tacca prendendo solo questi due strati di stoffa. Poi dopo aver fatto la mia cucitura giro il polsino in modo tale da lavorare sull'altro margine di cucitura, quindi quello che abbiamo appena cucito lo spingo verso l'interno e farò la stessa cosa che abbiamo appena fatto solo su questo lato, quindi solo con questi due strati di stoffa. Quindi una volta fatte queste cuciture posso rigirare il polsino al dritto e si sarà creato il buco per infilarci il pollice. Magia. Questa cosa qui veramente è bella, non avevo mai fatto un polsino del genere. Poi lo metto bene, lo sistemo bene, quindi apro il margine in cucitura e per essere sicura che non si vada poi ad aprire la parte del pollice, andrò a fare due cuciture, potete fare sia con la macchina da cucire ma anche dei punti a mano, e proprio dove vada ad aprirsi il polsino, quindi una qua sopra e una qua sotto, semplicemente per rinforzare. Poi infilo il polsino all'interno insomma della manica, cioè la manica all'interno del polsino, faccio combaciare la cucitura del polsino con quella della manica e poi sistemo in maniera tale da poter appuntare appunto il polsino su tutta l'apertura della manica. Anche in questo caso farò prima una cucitura dritta e poi una cucitura con la tagliacuci. I polsini vi sono un pochettino stretto, vi avviso, e pensavo fosse un pochettino più largo, venisse un pochettino più oversize il cardigan, però sono veramente soddisfatta, mi piace un sacco, non so se il colore, lo stile anni 80, comunque veramente è un progetto bellissimo, mi sono divertita un sacco a realizzarlo. In descrizione trovate i link per seguirmi sui social e tutta la lista di materiali che ho utilizzato che trovate in vendita sul mio shop. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, ciao!